Buongiorno, in realtà sono sveglia da 2 ore, non è che mi sveglio con l'eyeliner. Oggi vi porterò con me dopo un sacco di assenza su YouTube, però mi mancava troppo, quindi eccomi qui. Andiamo a vedere chi c'è di là. Buongiorno Luchino. Mi sono cambiata. Copro perché sennò poi YouTube mi fa fuori. Questo qua è un buco del condizionatore che metterò quest'estate, ma adesso non c'è, quindi so che dà molto fastidio perché a me dà fastidissimo, ma lo lasceremo lì. Sono tornata su YouTube perché mi mancava, come dicevo prima. Allora, questo è uno dei motivi per i quali non sono riuscita a farmi vedere viva sul mio canale YouTube. Perché nel corso degli ultimi mesi ho fatto veramente tantissime cose, a partire dal Capodanno al Circo Massimo di Roma. Comunque ora pranziamo tutti insieme, poi abbiamo il brief e poi ci prepariamo tutti per la serata. Niente. Giochi in Zanetti, la Mary Real, sei contenta? Con gli occhiali, eh? Un attimo, silenzio ragazzi, silenzio un attimo, per favore. Per favore, un attimo. Ah. Muoio. Mamma mia. Questa è Roma! Vari lavori, vari sponsor un po' più piccoli. Comunque stavamo dicendo che stanno per eleggere il vincitore del premio Sacharov. Esattamente. Del 2022. Che andrà al popolo ucraino. Cosa? E che sarà in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, niente. Quindi la cosa ci preoccupa un po', ma... Lei lo ascolterà in inglese e in spagnolo. Dopo 3 ore di traffico ci ritrovammo in mezzo a una bufera di neve. Una bufera tempestosa. La nostra manager Gigia dispersa. Le ricerche continue durante tutta la notte. No ragazzi, è una tragedia, cioè, questo è il Parlamento. Qua c'è la neve, il nostro ultimo giorno, la nostra ultima ora. Abbiamo fatto 2 ore di traffico. Però ok, è qualcosa di grande che a breve scoprirete. Quindi ho viaggiato tantissimo, ho fatto un sacco di esperienze, mi sono persa un po' nelle mie lacrime, nel mio dolore, è passato questo brutto periodo, riesco ad organizzarmi meglio perché comunque sono cresciuta e ho imparato soprattutto a non perdere di vista le cose o lasciarle a metà, quindi sono pronta per un nuovo viaggio con voi qua su YouTube. Non avete ancora visto la mia casa completata, che poi non è ancora completata, anche perché c'è lo specchio che è appiccicato al muro e non l'abbiamo ancora appeso per farvi capire, però ci siamo quasi. Questa è la cucina, è un po' disordinata, però questa è la cucina, quindi ora cuciniamo insieme. Dato che non so che cosa mangiare, penso che faremo o una pizza surgelata, che non è male come idea, o della pasta. Allora, c'è la pasta. E l'acqua. Ok, nel frattempo scegliamo la pasta. Porca c***a. Metto in quadratura perché non mi piaceva l'altra. Scegliamo che pasta fare, io non lo so. Allora, con la matriciana direi questo. Raga, ma io non so farlo, però vabbè. Okay. Facciamo un mix. Aspettate raga, che vi cagate. Non lo so, non capisco niente. A few moments later. Abbiamo la nostra pasta, alla fine abbiamo scelto la prima. Aspettiamo che l'acqua bolle e poi buttiamo la pasta. A dopo. Nel frattempo vi voglio far vedere la cabina armadio. Sì, è febbraio e c'è un albero di Natale, ma non importa, è normale, è tutto normale, veramente. Questa invece è la cabina armadio! Sì, io la adoro, questa è la mia creazione perché ho deciso io di farla così con i 2 cassetti, il portagioie e è molto figa. Purtroppo non è molto ordinata, ci cambiamo sempre velocemente, non siamo mai a casa, quindi questa è la conseguenza, però... Qui ho tutta la parte di giubbotti, giubbottini, felpe, comunque cose abbastanza leggere. Questa invece è la parte dei vestiti. Qui abbiamo alcune scarpe messe veramente male, tutto in disordine, ma non so dove infilarmele, raga.
Questo qua invece è uno dei cassetti che preferisco. C'ho un sacco, ve lo giuro, un sacco di occhiali. E non sono neanche tutti. Io non metto mai, cioè proviamoli. Scherzi, io gli occhiali non li uso come occhiali da sole, quindi così, ma li porto sempre così. Oh, cazzo. Io non so fare manco la testa. Oddio, l'ho fatta troppo. Ah, non si apre. Ma cosa devo fare con questo? Allora, vi vorrei far vedere il risultato, ma secondo me se lo accedere mi picchiate. Questa matriciana era piccante. Mi viene da vomitare, mi sento male. Oh, un esemplare di sorella tramontana. Sorella! Come stai? Bene. In radio con me ci sarà pure lei. Purtroppo. Per me è finita un gatto. Non è vero. No. Dani, saluta il mio vlog. Quando devi raccontare. Cosa vuol dire il tuo vlog? Certo. Certo, lei è Noemi. È single. Questa è la nostra Sam. Questa è sua sorella. Siamo nella stessa posa, hai visto? Esatto. Bellissimo. Abbiamo impiegato il CEO a fare i vlog. Questa giornata sembra dannatamente infinita. Sono in villa. Non è nella pancia. Siamo in live su Twitch da Luca da 2 ore circa e stiamo facendo Touch My Body Challenge. Gli ho fatto toccare questo, questa parte del corpo qua, e non la riesce a indovinare. Ma non è una parte del corpo che non esiste. Luca, c'entra con le braccia. Basta. Cioè, ma mi hai fatto sta parte qua? Sì! Finalmente! Mi avete fregato. Abbiamo fregato Luca. Mi avete fregato. Allora, sono qui nell'ombra. Perché soffro di emicrania con aura e mi è venuto un attacco fortissimo. E non vedo niente. E devo passare, devo aspettare che mi passi. Devo fare mille cose, domani è una giornata importantissima. Vabbè, buonanotte.